La Riviera, quindi siamo in zona, è una fondamentale della nightlife italiana. Non più da anni ormai, non Come mai? siamo proprio più sulle mappe ormai del divertimento europeo. Come mai? Perché forse anche quello specchio del momento italiano, a mio parere anche a livello politico sono stati fatti degli errori e quindi siamo ormai proprio non alla frutta, molto più, Peggio. quindi non si parla della Riviera, ormai si parla al passato, a Esatto. quello che era, ma ormai 20 anni dopo, per me la Riviera è finita già coi Purtroppo, primi perché è del un 2000, ma peccato. peccato, ormai tanti amici di Bologna che non vengono, parlavo poco fa con un amico che tutti per dire, Bologna che è sempre stato un nostro serbatoio per la Riviera, non vengono più qua al sabato a farsi magari ritirare le patenti, non c'è più l'offerta che c'era una volta c'erano 10 locali che avevano un'offerta, capito, di un po' di tutti i generi, facevamo comunque, tra virgolette, tendenza, almeno in Italia se non altro, prima ancora magari anche in Europa, quando Era interessante, insomma, è è finita. finita. Ti piace la club culture differente nel mondo? Sì, credo che comunque ci sia molto più, ecco, la parolina è più culture all'estero. Qua Relativo. ormai, ripeto, fa parte sempre del discorso di prima. C'è qualche club, qualche eccezione. Sono molto negativo oggi, però no, è quello che penso veramente. Credi nei piccoli club? Adesso sì, solo che il discorso che secondo me rovina anche questi piccoli club, tante volte sono i club che non sono club, sono dischi bar con un po' di musica, portano via gente di qua, gente di là, si perde quell'aggregazione. Una volta, giustamente, abbiamo fatto tempo fa un'intervista con Daniele Baldelli, diceva come mai i locali una volta negli anni 70, perché la scelta era cinema o una discoteca c'era, con magari cinque sale diverse. Adesso la scelta è 5.000 dischi bar, per cui si perde. Il club piccolo ci sta bene, se però io vedo che queste cose funzionano sempre, non so, più all'estero, vedo che qua fa fatica anche i piccoli tante volte. Ti capita comunque in qualche modo, credo proprio di sì, ma comunque di essere seguito dal pubblico? In che senso No, dici? beh, seguito Fisicamente? serate che fai, magari rivedi quelle persone che si sono trovate bene acusticamente in un Sì, certo, concerto. c'è gente che rivedo da anni, c'è gente nuova. Certo, Certo, questo sì. è interessante. Secondo te, qual è l'età, diciamo, il range di età per una persona che frequenta la discoteca? Secondo te Ma qual ormai è? la discoteca proprio, cioè questo, non è che c'è proprio più il concetto secondo me di discoteca, che frequenta magari queste serate che magari ben venga, anche se tante volte non sono proprio queste discoteche classiche, capito? Nei locali. Limite d'età potrebbe non esserci, insomma. Dipende da che, appunto, È relativo. evento. Certo. E per un DJ lo spartito è una cosa dissonante dal proprio fare, secondo te? Lo Lo spartito. spartito, musicista, Sì, è certo. dissonante dal comporre, dal fare, secondo te? Cioè, se è dissonante Si dal. è una cosa, diciamo, tra virgolette, anomala.
avere uno spartito? Beh, pensare alla musica come un musicista. No, secondo me, io una delle cose veramente di cui mi pento, mi dolgo, non aver mai avuto la costanza della musica per imparare veramente a suonare. Cioè, ho preso lezioni, ma non ho, me ne rammarico, perché comunque sarebbe una di quelle cose che, se rinasco, comunque a cui mi ci dedicherò del tutto, perché uno dei miei sogni è comunque sempre stato suonare il piano. Certo. Hai prodotto anche delle tracce? Tante, sì. Quanto impieghi per fare una canzone, grosso modo? Non c'è un tempo definito. Uno può avercela dentro, ti gira in testa un'idea e in 10 minuti la butti giù e quella funziona. A volte ci devi girare attorno anche mesi, può essere. Credi nelle tante strumentazioni? Aiutano solamente sempre a fare quello che comunque uno vuole e ha in testa e nel cuore. Tutto quello è sempre, cioè, è un mezzo per fare quello. Poi dopo tutta questa strumentazione può fa anche capitare qualcosa a caso e vengono fuori tante cose, tanti successi, tante hit sono venute a caso, anche parlo di di compositori o artisti, cioè, certo, a livello, non sto parlando di musica da club, voglio dire, magari Pink Floyd, così con effetti, una volta sperimentavano, sono venute fuori delle cose che la gente diceva, ah, pazzesco, come avranno fatto, così, invece è stata una cosa, così, provando un po' a casaccio, capito? Quindi è diventata questa il ruolo appunto della produzione fin troppo veloce, in qualche modo. È sempre lo stesso discorso del DJ prima, adesso. Come, esatto. Mi ricordo, cioè, noi da ragazzini, per trovare certe batterie elettroniche te la dovevi cercare letteralmente, non c'era ovviamente internet, ci guardi e le tac, la trovi, te la spediscono a casa tutta a posto. Cioè, dovevi andare nei negozietti, cercartela in giro per l'Europa, in Italia, poi magari certa strumentazione non ce n'è neanche, per cui, ripeto, c'è sempre il pro e il contro. È bellissimo che adesso ci siano tante cose a portata di iPad, cose che una volta ti sognavi di avere 50 batterie elettroniche, così, per me era il futuro quando ci pensavo a queste cose. Adesso ce le hai tutte così, magari non le usi neanche, o se le usi non c'hai quella cosa della fatica, capito? Quella cosa lì, purtroppo, in qualsiasi cosa, io credo che veramente il soffrirtela un attimo serve, e lo star male in qualsiasi cosa serve comunque per arrivare, capito, a un risultato interessante. Il fatto di avere un po' tutto così a portata di mano magari non ti stimola veramente. Come mi riallaccio un pochino alla ricerca del brano, perché non devi faticare per, tra virgolette, per trovarlo, in un attimo lo hai, sì. E questo è povero, ecco. Purtroppo. Lo so. I DJ, secondo te, devi saper bene improvvisare acusticamente in un set? Ovvio che, appunto, la bravura, secondo me, di un DJ sta anche a vedere un attimo l'umore, diciamo, dove può portare la pista, se c'è appunto questo scambio, per cui certo. Che momento della serata ti piace, diciamo, preferisci mettere musica, se inizio, metà o fine? Se fosse per me farei sempre dall'inizio alla fine, se fosse per me. Purtroppo ultimamente sembra che non me lo permettano più, per cui lavoro quando, cioè nel time
set assegnato. Se fosse più o meno quanto dura un set tuo? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Due ore, tre ore, dipende. Certo. Ti piace anche comunque suonare di mattina? After? Una volta mi piaceva, gli after li ho fatti veramente tanti, tutti. Adesso fatica, dipende. Un pochino grande. Diciamo che ormai comunque li ho fatti, basta, dai, prendete, va bene. Beh, una volta c'era anche il gusto della domenica pomeriggio. Sì, mattina, pomeriggio, sera. Una volta c'era il gusto di due o tre giorni in giro. Ma basta, abbiamo dato sotto quell'aspetto. Secondo te DJ è un tipo, diciamo, di facoltà non stop? Non sto parlando proprio del ruolo dietro la console, ma in generale, se nella vita bisogna essere veramente dei DJ. No. Interpreta il pensiero. No, perché non stop, in che senso? Cioè, bisogna avere una marcia in più, stare svegli, stare in giro, sì, da una parte all'altra. Fare. Beh, ma quello quando si è giovani vale per qualsiasi cosa. Dato che sei papà, ti faccio una domanda, anche se io non lo sono ancora. Fare un figlio, figlia, è il miglior promo della vita. La produzione, vuoi dire, la produzione più importante della vita? Penso. Ma sì, dai, è una cosa ovviamente sì, importante. Sono d'accordo. Allora, caro Ricky, siamo giunti alla fine di questa intervista. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Spero che sia stato bene. È stato un grandissimo piacere per me averti qui. Cioè, essere arrivato. È stato. Guarda, il viaggio è stato tremendo, ma questo è un dettaglio che non. Spero che sia valso la pena. Assolutamente sì. Ricordo a tutti il canale YouTube, youtube.com/thepourparler. Divertitevi, sognate. E buoni ascolti futuri e seguite Ricky.